Chiara di Assisi era una ragazza della gente nobile di Assisi, rispetto a Francesco che invece faceva parte della categoria, diciamo così, della borghesia nascente. E di Chiara sappiamo che fin da prima di nascere la mamma ci tramanda che una voce aveva detto, le aveva fatto sentire che avrebbe partorito una figlia che avrebbe illuminato il mondo. E in effetti Chiara poi è stata così. Francesco era il figlio di Pietro di Bernardone, un mercante. Francesco visse all'inizio del XIII secolo e voleva sfondare nella società del suo tempo abbracciando l'ideologia cavalleresca, ma presto ha scoperto che la vera gioia e felicità stava nel vivere secondo la forma del Vangelo. Alle tue creature dà un sostentamento. Chiara è la donna che ascolta la parola e la custodisce nel cuore e la custodisce dentro di sé, questa parola la trasforma. Chiara diventa il luogo dello spirito. Francesco non aveva come programma di vita la riforma della Chiesa, il suo programma di vita era vivere secondo la forma del Vangelo e la riforma della Chiesa fu un effetto collaterale di questa vita evangelica. Fondamentale fu il fare misericordia con i lebbrosi, quindi Francesco, un uomo di misericordia, e così divenne un riflesso nel mondo, nella storia, con tutta la sua drammaticità, dell'amore misericordioso di Dio. Francesco è l'altra metà di Chiara e c'è un sogno appunto raccontato dalle fonti nel processo di canonizzazione in cui Chiara al termine dice che in Francesco ci si vedeva tutta. Per Francesco, Chiara era fondamentalmente un riflesso della Vergine Maria e indicava in quale modo l'uomo deve porsi davanti alla parola di Dio e all'azione dello Spirito Santo, ovvero in un atteggiamento di figliolanza di fronte a Dio, di sequela di fronte al Signore di Gesù e di docilità allo Spirito Santo. Nella Chiesa c'è bisogno di queste due anime, la maschile e la femminile. L'uomo anche per natura è portato più ad andare all'esterno, a fare grandi imprese, è sempre proiettato un po' fuori. La donna è più proiettata all'interno di sé, a coltivare la vita dentro di sé, non a caso, è nel ventre di una donna che cresce la vita. E così come cresce la vita fisica, dopo 9 mesi nasce un bambino dal grembo di una donna, la vita spirituale e la vita di Dio viene coltivata, viene cresciuta nel cuore, nell'essere, nella profondità, di una donna.